Per realizzare questo disegno ho iniziato tratteggiando con una matita morbida, un disegno abbastanza approssimativo, insomma più schizzato, quindi non ho definito nel dettaglio soprattutto lo sfondo, perché credo che in questo lavoro chiaramente è una questione di sensibilità personale. È chiaro, questo quello che dico riguarda me. In un disegno troppo definito è come se, come dire, esaurissi in qualche modo la voglia di portarlo a termine, quindi esaurissi l'energia creativa già nella fase di preparazione, mentre invece in un disegno poco definito o comunque da completare rimane quella tensione che poi ci consente di avere un rapporto un pochino più profondo con il disegno da realizzare. Quindi c'è la tensione creativa fino al suo completamento. Prima dell'inchiostrazione, il disegno preliminare richiede un uso della matita a tratteggio leggero. Senza entrare nella definizione particolare dei vari elementi, la matita può essere anche relativamente morbida, come una grafite 2B. Io nello specifico uso una matita dura per evitare di sporcare il foglio. I primi passaggi di inchiostrazione sono realizzati con un inchiostro acrilico liquido e con un pennello. Si tratta di un pennello tondo di Martora numero 4. Ottimo per modulare il segno, dalla linea più sottile a quella più spessa, in particolare per definire le linee di contorno. L'approccio a un disegno, a un'illustrazione in bianco e nero rispetto ad una a colori, che è analoga nella fase concettuale, cioè devo immaginare di riempire il disegno con l'illustrazione, appunto, con dei toni. Nel caso del bianco e nero dovrò scegliere tra un nero più o meno intenso, quindi un nero, un grigio e un bianco, e usare queste tre differenti tonalità per creare uno stacco tonale. Un'illustrazione a colori paradossalmente è più semplice, perché basterà sostituire con un rosso invece che un azzurro o un verde una parte da campire, per creare una differenziazione tra le due tinte, appunto. Il pennello mi consente di lavorare con precisione nei dettagli più minimi e di riempire facilmente ampie zone in modo sicuro ed omogeneo. L'uso della linea modulare nell'inchiostrazione a pennello è fondamentale, serve infatti a dare correttamente il senso dei volumi e delle forme. Inoltre, è molto importante per determinare le zone di luce e ombra. Sono queste, infatti, a dare un senso di realismo al disegno. Scaricare il pennello serve a controllare la quantità di inchiostro trattenuta dalle setole. Basta passarlo rapidamente e con un movimento rotatorio su un foglio o su una carta assorbente, e in questo modo si evitano improvvisi e sgraditi rilasci di inchiostro. Un buon pennello di pelo di Martora può invece fare da serbatoio, trattenendo l'inchiostro che scivola nella maniera desiderata quando si esegue il segno.
Dylan Dog è il personaggio che preferisco tra tutti quelli prodotti dalla Sergio Bonelli editore. È quello che sento più vicino alle mie corde ed è quello che mi piace e mi è piaciuto disegnare in tutti gli anni in cui sono stato nella casa editrice. Ho deciso di rappresentare Dylan Dog in questa illustrazione perché l'uso del bianco e nero per l'inchiostratura si sposa benissimo con quello che sono le sue caratteristiche delle sue avventure che si svolgono nella Londra moderna, luminosa, scintillante, tra virgolette, e le ambientazioni crepuscolari. Quindi la contrapposizione delle due cose, secondo me, era perfetta per questa rappresentazione. È necessario scegliere con attenzione il supporto del nostro disegno per non rischiare di rovinare tutto. Per evitare le deformazioni del foglio, la carta deve essere molto spessa, almeno 180 grammi, in particolare quando si usa una tecnica mista e gli inchiostri liquidi a base d'acqua. Per l'inchiostrazione, invece, è preferibile una carta con la superficie liscia che faccia scorrere l'inchiostro in maniera fluida. Il mio approccio al disegno, all'illustrazione, comunque al mio lavoro in genere è molto pragmatico dal momento in cui faccio i fumetti, quindi dovendo seguire una sceneggiatura, un racconto che ha i suoi ritmi ben cadenzati, studiati a tavolino dallo sceneggiatore, evidentemente io mi presto a migliorare laddove è possibile il lavoro già svolto dallo sceneggiatore. Cosa ben diversa è quando invece mi trovo a fare cose come quella di oggi o dipingere o improvvisare qualcosa di più personale. In quel caso il mio approccio cambia completamente. Io non riesco a pianificare nulla e per mantenere una sorta di rapporto di tensione con quello che sto facendo ho bisogno di lanciarmi nel buio. Io scherzando dico spesso che so sempre come comincio, ma non so mai come finisco, perché qualsiasi cosa è intorno a me può diventare ausilio per il raggiungimento della fase successiva,
che non sarà mai quella definitiva, perché appunto chi, diciamo, ragiona in questo modo non avrà mai la soddisfazione di pensare: ecco, basta, adesso ho finito, è bellissimo, sono contento, soddisfatto. In realtà è tutto in divenire e non finirà mai. La penna biro non è uno strumento pensato per inchiostrare, ma ha la caratteristica simile alla grafite di consentire tratti spessi e marcati, oppure leggeri e sottili, mantenendone però, diciamo, la caratteristica di un segno più espressivo. È utile soprattutto per i dettagli e per la definizione dei dettagli del disegno. Riferimenti da guardare per studiare un pochino meglio, diciamo, l'inchiostratura, diciamo, ce ne sono veramente tantissimi. Personalmente io ho avuto diverse fasi nella mia vita, una, diciamo, in linea chiara, e mi ricordo rimasi colpitissimo, come immagino tutti all'epoca, da Möbius, che in realtà, pur non avendo un tratto molto espressivo nella propria linea, perché a volte la linea era proprio quasi a fil di ferro, però, diciamo, era iperdescrittivo nella rappresentazione delle scene, appunto, e mi colpì moltissimo. Diciamo, subito dopo, André Juillard, che è un disegnatore che è tuttora, diciamo, in attività in Francia. E per quelli che invece hanno, come dire, delle peculiarità, diciamo, un pochino più simili al, un pochino più vicine, non simili, diciamo, al nero forte, diciamo che Zaffino, tra l'altro un autore che va molto di moda in questo momento, ma che purtroppo non c'è più, è morto, ma comunque ha lasciato un segno indelebile, e diciamo tra gli autori italiani, diciamo, molto tecnici, tra virgolette, da guardare, non diciamo gli unici, chiaramente, Mastantuono, che trovo straordinario, e Carnevale. Per Le ali della morte uso invece un pennarello con la punta a pennello, che mi aiuta a ottenere l'effetto del piumaggio, e non dovendo intingere la punta nella boccetta d'inchiostro, in questo caso mi muovo più velocemente tra i contorni e le zone da riempire. Thank you.
Con questo pennarello con la punta a scalpello inizio a colorare di grigio la campitura del fondo. Questo mi serve per staccare i personaggi dal secondo piano e dare un'illusione di profondità di campo. Da notare che i tempi di asciugatura di questi pennarelli consentono di tornare più volte sullo stesso segno. Prima di trattare il disegno con i pennarelli, è sempre meglio cancellare con la gomma le linee a matita, altrimenti queste si fissano con il colorante dei marker che è a base alcolica. Ho impostato questa illustrazione in maniera molto semplice. Ci sono due piani di lettura, cioè Dylan Dog in primo piano, che alla fine, diciamo, nella mia intenzione è quella di mantenerlo molto scuro, molto forte, molto caratterizzato dal punto di vista tonale, e la morte, diciamo, in secondo piano. Quindi diciamo che veramente è da ABC. La cosa che praticamente ho utilizzato per diciamo coniugare o per unire un pochino questi due piani sono il fondo grigio, che dà una sorta di sospensione nello sfondo, perché non esiste ma al contempo c'è, perché è un fondo grigio, e questi corvi che praticamente svolazzano tutto intorno, che essendo di toni diversi danno una sorta di profondità spaziale che, appunto, come dicevo prima, non esiste. Un esercizio che consiglio per migliorare la fase di inchiostratura, in realtà secondo me non c'è. Secondo me bisogna disegnare continuamente, cercando di guardare i riferimenti che sono più simili alle proprie, come dire, alla propria sensibilità, alle proprie aspirazioni, e disegnare continuamente, possibilmente dal vero, cercando una sintesi che non sia quella che vi mette nella condizione di dover disegnare necessariamente tutto, ma appunto, proprio perché sintetica, che in qualche maniera suggerisca più che definisca. Detto questo, appunto, è la continuità con cui farete questa cosa che vi consentirà di progredire. Al momento sto, diciamo, realizzando un progetto top secret, e parallelamente sto disegnando insieme a un collega, Valerio Piccioni, che fa da matitista, diciamo, un nuovo albo di Dylan Dog che andrà pubblicato, diciamo, su LOL Boy. Gli appassionati sapranno bene di che cosa sto parlando, e sarà il sequel di una storia che ha già raccolto, diciamo, abbastanza consensi, diciamo, in un'uscita precedente. Quindi, diciamo, per la prima volta in vita mia, diciamo, farò un sequel.
Per quello che riguarda, diciamo, le tavole, diciamo, di un albo di Dylan Dog, normalmente uso degli strumenti un pochino più canonici di quelli che sto usando oggi, che in realtà, diciamo, sono più scenografici o comunque molto più, tra virgolette, artistici di quelli che si usano normalmente. E diciamo, in breve, sono la matita, una gomma pane al posto della gomma, diciamo, normale, diciamo, da cancellare, quella un po' più dura. Uso un pennarello con la punta a pennello e, laddove, diciamo, ho necessità di definire meglio, dei pennarelli micrometrici. Allora, l'utilizzo di questi strumenti mi consente di procedere con un pochino più di velocità, e, considerando il mio impegno quotidiano senza distrazioni, mi consente di realizzare un albo di Dylan Dog, insomma, nell'arco di 4-6 mesi. Questa tecnica mista che sto utilizzando, per quanto possa sembrare eccessiva, secondo me sarà molto funzionale poi nell'eventuale stampa finale, perché diciamo, manterrà comunque, diciamo, molto forte, diciamo, il tono del nero, del grigio e del bianco, per cui rimarrà comunque, per quanto lavorata con materiali diversi, sarà comunque molto grafica. A fine lavoro, per accentuare l'illuminazione di alcuni punti, faccio uso del bianco di titanio ad acrilico, che passo con il pennello sopra l'inchiostro ormai asciutto. Evitando di diluire il bianco, ottengo un'illuminazione molto più accesa rispetto al bianco del foglio. Per ottenere un nero compatto sulla giacca e i capelli di Dylan, uso invece un nero ad acrilico liquido. Rafforzare il nero mi aiuta a staccare la figura in primo piano rispetto al resto della composizione.